Monte dei Paschi, lo Stato incassa 650 milioni dalla vendita di azioni, spesi 7 miliardi per le ricapitalizzazioni. Turismo, Pasqua da tutto esaurito negli agriturismi. Biotecnopolo, una petizione pubblica lanciata da Azione. Calcio, il Siena a cena dai fedelissimi per festeggiare la vittoria del campionato. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con Banca Monte dei Paschi. Il Tesoro ha venduto il 12,5% del capitale azionario, incassando 650 milioni di euro, ma sono 7 invece miliardi spesi dallo Stato negli anni per le ricapitalizzazioni. I dettagli nel servizio di Cristian Lamorti. Operazione lampo del Ministero dell'Economia, che vende un altro 12,5% di Banca Monte dei Paschi e incassa 650 milioni di euro. Sul mercato sono finite oltre 157 milioni di azioni al prezzo di 4,1 euro l'una. L'operazione è stata conclusa in poche ore e porta la quota del Ministero dell'Economia nel capitale azionario della banca dal 39,23%, cui era sceso a novembre dal 64,23%, al 26,73%. Lo scorso novembre il Ministero aveva incassato circa 920 milioni. I proventi complessivi della vendita di azioni del Monte dei Paschi raggiungono così gli 1,6 miliardi di euro, comunque ben al di sotto di quei 7 miliardi spesi in questi anni dal Tesoro per le varie ricapitalizzazioni necessarie per tenere in piedi la banca. Il collocamento fatto ieri dal Tesoro di azioni faciliterebbe la governance in un'aggregazione bancaria, grazie alla riduzione della presenza dello Stato sotto la minoranza di blocco del 33,4% in assemblea, rendendo così più vicina l'uscita completa concordata con l'Unione Europea. La riduzione della quota da parte del governo rende teoricamente il Monte dei Paschi maggiormente contendibile, anche se in assenza di compratori il Tesoro potrebbe negoziare con l'Unione Europea un'uscita completa solo dopo il 2024. Ed è scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia dopo la vendita di azioni da parte del Tesoro. Rocca Salimbeni rompe nell'agenda politica e nel dibattito tra i partiti. Ancora Cristian Lamorti. Il Monte dei Paschi torna sull'agenda e sulla bocca della politica. La nuova vendita di azioni da parte del Tesoro diventa terreno di scontro tra PD e Fratelli d'Italia. Quello che sta succedendo a Siena è dell'incredibile. Il governo Meloni, con la colpevole complicità di una giunta di destra incapace e silente, sta modificando una comunità intera, tuonano i parlamentari Dem. La svendita di ulteriori quote del Monte dei Paschi in netta ripresa è soltanto per fare cassa, le briciole delle risorse dei fondi di sviluppo e coesione destinati alla provincia ed il taglio di finanziamenti al biotecnopolo sono gli ultimi atti di una maggioranza che mortifica le professionalità, la vivacità e le ricchezze di un territorio che non merita queste umiliazioni. Ci batteremo in Parlamento con gli strumenti disponibili per cercare di contrastare questa vergogna, dichiarano Emiliano Fossi, Silvio Franceschelli, Marco Simiani, Marco Saracino, Simona Bonafè, Laura Boldrini, Arturo Scotto, Federico Giannassi, Marco Furfaro, Cristian Di Sanzo, Ilenia Zambito e Dario Parrin. Pronta la risposta del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Ma con che coraggio i parlamentari del PD vengono a farci la predica? Dopo la quantità dei soldi dilapidati negli anni dalle amministrazioni di sinistra, a guida PD dovrebbero avere il buon gusto di tacere, sottolineano i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni. Invece pensano solo alla quantità dei soldi senza tenere conto della qualità dei progetti. Evidentemente i parlamentari PD non hanno ancora elaborato il lutto per la sconfitta elettorale delle scorse comunali ed ogni occasione è buona per attaccare la giunta del centrodestra di Nicoletta Fabio, che sta lavorando egregiamente. Non accettiamo lezioni da chi ha messo in ginocchio la città, da chi ha depauperato la fondazione Monte dei Paschi, da chi ha collezionato fallimenti su fallimenti in ogni ambito e ridotto Siena al lumicino, prosegue il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Oggi serve cautela e prudenza nella gestione delle risorse pubbliche. Loro sono abituati a gestire le risorse dei cittadini come un bancomat. Sono loro i responsabili della follia del superbonus che sta gravando sulle casse dello Stato come un macigno. E su TLS perché il PD tace? Non ha nulla da dire di fronte a un buco di oltre 5 milioni di euro? Si attacca la Fabio e il centrodestra per mascherare le proprie responsabilità. Noi andiamo avanti, forti di un grande sindaco e dell'ottimo lavoro del governo, conclude il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. 60 professionisti investono in un nuovo centro medico che nascerà alle porte della città, più precisamente nell'area ex Telecom. Il servizio.
Per rispondere alla crescente domanda di nuovi servizi in campo medico ambulatoriale, in città sta per arrivare un nuovo centro medico nell'area dismessa dell'ex Telecom tra via Don Minzoni e Vianino Bixio. Il gruppo è composto da una sessantina fra medici e rappresentanti delle professioni mediche, una quota è anche della cooperativa Medici 2000, che rappresenta i medici di medicina generale della provincia di Siena e i pediatri di libera scelta. A servizio della cittadinanza ci saranno tra le più moderne tecnologie in campo medico per moltissimi i servizi sanitari in regime privato, tra i quali ad esempio esami di diagnostica per immagini, fisioterapia, punto prelievi, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport, un modello di offerta di salute integrato secondo le linee guida dell'ENPAM. La struttura che sorgerà nei prossimi mesi a Siena riprende l'esempio di un gruppo di Colle Valdelsa, ovvero un poliambulatorio multifunzionale che offre visite mediche specialistiche, esami strumentali e diagnostici. L'edificio avrà due piani fuori terra e un ulteriore piano come ingresso agli ambulatori. I lavori sono iniziati un mese fa dopo l'approvazione della variante urbanistica nel gennaio 2023, che prevede anche la realizzazione di posteggi pubblici sul lato Don Minzoni per pazienti e operatori sanitari. Un collegamento diretto via treno tra Siena e Roma è la richiesta che arriva dal territorio per Ferrovie dello Stato. Cristiana Morte. Ridurre un gap infrastrutturale e un isolamento ferroviario che dura da un secolo e mezzo. Da qui la proposta di chiedere a Ferrovie di prevedere due coppie di treni Siena-Roma, due all'andata e due al ritorno. La prima partenza al mattino presto e il ritorno nel pomeriggio, la seconda nel tardo pomeriggio e il ritorno a tarda sera. Una proposta che sarebbe realizzabile, se non in estate, al più tardi entro la fine del 2024. È un territorio che chiede un collegamento diretto con la capitale. Si può fare, si può anche partire in tempi rapidi, serve insieme acquisire questa consapevolezza. L'obiettivo, a mio avviso, da raggiungere è di avere quattro collegamenti giornalieri, due coppie di treni, si possono fare fin dalla mattina e dal pomeriggio. Serve far capire a Trenitalia che questo servizio può partire, può servire, serve all'università, serve all'impresa, serve al territorio. È una connettività importante. La Regione Toscana lo ha già inserito, grazie al mio emendamento, nel documento di programmazione economica e finanziaria, quindi siamo nelle condizioni economiche di trattare anche con Trenitalia un servizio che ovviamente, se necessiterà anche di risorse importanti, la presenza mia e non solo, ma anche dell'assessore Baccelli, dimostra che la Regione Toscana è anche disponibile a stanziare delle risorse per fare in modo che questo servizio possa collegare la città del Palio con la capitale. Io credo che dobbiamo essere pronti, se possibile, fin da quest'estate, al massimo dal mese di dicembre. Comunque il prossimo sarà un anno importante, non scordiamoci che c'è anche il giubileo, c'è la relazione con l'università, ci sono tante questioni importanti, la nostra città merita di essere collegata con la capitale. Serve che Trenitalia comprenda la necessità, i treni ibridi già viaggiano fra Siena e Chiusi, questo è importante, l'adeguamento tecnico è fattibile in tempi rapidissimi, nella relazione commerciale fra Regione Toscana e Trenitalia sono stati già consegnati 50 treni, ne devono essere consegnati altri 50, noi con altri due treni siamo messi nella condizione di poter attivare questo servizio. Adesso il turismo ci aspetta una Pasqua da tutto esaurito, è quello che si apprestano a vivere i turismi senesi presi d'assalto in vista del weekend di festa. Filippo Meiattini. Gli agriturismi quest'anno hanno circa un 98% di prenotazioni già effettuate per questo periodo. Si va verso una Pasqua da tutto esaurito per gli agriturismi del territorio, a farlo sapere col Diretti Siena, che ha comunicato le ottime previsioni in vista del weekend di festa. Le previsioni sono molto buone quest'anno, nonostante una Pasqua anticipata, insomma a marzo è molto bassa. Ma le presenze sono tante, tante perché le persone in questo momento stanno avendo molta più consapevolezza dell'importanza degli agriturismi e di quello che può offrire un agriturismo. Abbiamo cibo buono, natura e quello che le persone stanno cercando in questo momento. Sempre più turisti scelgono gli agriturismi per soggiornare nel nostro territorio. Dal 2022 al 2023 c'è stato un aumento dell'8% dei visitatori che hanno preferito questa opzione. Una crescita molto consapevole, una crescita costante. Sempre più persone apprezzano la genuinità dell'agriturismo. Nell'agriturismo si possono trovare prodotti di stagione, prodotti ottimi e soprattutto del territorio. E chi viene da noi apprezza questo, apprezza la campagna, apprezza
il poter toccare con mano le varie esperienze che gli agriturismi offrono. Adesso la politica, Azione, il partito di Calenda si muove sulla vicenda del biotecnopolo. I dettagli nel servizio di Viola Carignani. Una petizione che coinvolge i cittadini non solo di Siena ma anche dei comuni limitrofi sul biotecnopolo. Si chiama Sì al biotecnopolo. Tu da che parte stai? La campagna proposta da Azione, che sarà una mozione nei consigli comunali dove il partito è rappresentato, ma anche una sorta di referendum a cui accedere tramite nuove tecnologie, perché l'argomento torni alla ribalta. Basterà avvicinare il cellulare al QR code del manifesto per accedere al link dove poter esprimere la propria opinione in merito al futuro di un grande progetto. Possiamo fare a dare la possibilità ai cittadini di esprimersi in questo senso. E l'abbiamo fatto con due tecniche, diciamo, che ormai sono all'ordine del giorno. Ciascuno di noi sa come funziona una petizione online su change.org. Attraverso questo simbolino, attraverso questo codice QR, il cittadino ha la possibilità di esprimere un giudizio. Il partito di Calenda ha preso a cuore la questione biotecnopolo, un progetto che secondo le ultime notizie di stampa sembra avere giorni contati. Allora, crediamo che proprio lo stallo dipenda da ragioni di tipo ideologico. Forse è chiaro, diciamo ormai evidente, che ci siano dei veti su qualche persona che attualmente riveste un ruolo istituzionale all'interno di questa fondazione. Duro il commento del segretario provinciale di Azione Roberto Bozzi, che non fa sconti alla sindaca di Siena Nicoletta Fabio. Credo che manchi coraggio, manchi visione da parte del sindaco, in particolar modo quando dice che il biotecnopolo non è fondamentale per la nostra città. Per cui credo che ci sia una visione poco lungimirante da parte del sindaco e anche può venire qualche sospetto, un sospetto di ex strategi che a livello nazionale gli abbiano detto che sul biotecnopolo non ci sono più le condizioni per andare avanti, perciò comincia a mettere le mani avanti per dire che forse non si farà e di conseguenza non sarà determinante. Questo per Siena e per la nostra provincia sarà un grosso problema. E l'iniziativa sul biotecnopolo lanciata da Azione Siena è stata l'occasione anche per fare il punto sul percorso elettorale che il partito di Calenda sta attuando nei 29 comuni della provincia che a giugno andranno al voto. Lorenzo Agnelli. Il partito di Azione è pronto a confrontarsi nei territori alle prossime elezioni amministrative di quest'anno. Partita ufficialmente la campagna elettorale praticamente ovunque nei 29 comuni senesi al voto, Roberto Bozzi, segretario provinciale di Azione, spiega quali sono le strategie e le scelte fatte in vista dell'appuntamento elettorale di giugno. Azione sarà presente in molte amministrazioni comunali all'interno delle coalizioni, spesso in quelle del centro-sinistra con il PD, Italia Viva, i riformisti, e in alcune invece sarà con delle liste civiche. In particolar modo nei due comuni più grandi della nostra provincia, Colle Valdelsa e Poggibonsi, sosterremo rispettivamente Piero Pii e dall'altra Claudio Luscii. Sono diversi i punti programmatici promossi dalla Federazione Territoriale di Azione da inserire all'interno dei futuri programmi elettorali da presentare ai cittadini. Punti che toccano le politiche sociali, la sburocratizzazione, la viabilità e lo sviluppo economico. I nostri punti programmatici che abbiamo offerto alle amministrazioni comunali sono legati alle politiche sociali e sanitarie, in particolar modo la questione legata ai giovani, ai giovanissimi, agli anziani, dove c'è bisogno di assistenza. La seconda questione è lo sviluppo economico, in particolar modo che passa anche rispetto alla sburocratizzazione dei piani operativi, dei regolamenti urbanistici, dei piani strutturali, che troppo ingessano chi vuole fare. La terza questione è quella legata alla viabilità e ai trasporti, che riteniamo siano fondamentali perché la nostra provincia è sicuramente messa molto male da questo punto di vista. L'ultima questione è quella legata ai progetti del PNRR che vogliamo che vengano messi a terra perché portano economia, portano sviluppo, portano una società migliore e più coesa.
Sarà Marco Bagno a contendersi il ruolo di sindaco di Piancastagnaio con il candidato del centrodestra, attuale vice sindaco Franco Capocchi. Si tratta di una candidatura civica con la lista Oltre il Ponte, ma che ha ottenuto anche l'appoggio esterno delle forze di centrosinistra. Lorenzo Agnelli. Marco Bagno scende in campo e ufficializza la sua candidatura a sindaco di Piancastagnaio alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Sarà lui lo sfidante di Franco Capocchi, attuale vice sindaco e candidato di centrodestra in continuità con l'operato di Luigi Vagaggini. L'ex priore di Contrada, plurivittorioso con coro, si presenta come civico con la lista Oltre il Ponte, ma a sostenerlo ci sarà anche tutto il centro-sinistra e le forze di sinistra più progressiste che 10 anni fa si presentarono divise e da allora il comune amiatino è stato sotto la guida della lista L'Ora di Piano a trazione centrodestra. Abbiamo il sostegno del centrosinistra e della sinistra di Piancastagnaio, partiti che però ci hanno garantito la loro spinta senz'altro, ma sempre rendendoci liberi all'interno della nostra lista civica. Ci saranno persone che hanno già dato un contributo al paese, anche che sono stati dentro dei partiti. Lo fanno loro solo esclusivamente a nome proprio e non a nome dei partiti. Quindi sì, siamo una lista civica e vorremmo mantenere questa nostra libertà di poter esprimere tutto quello che vogliamo. Il candidato civico presenta un progetto che vuole unire e che parla in prima persona plurale, superando individualismi che troppo spesso hanno creato forti divisioni. Ancora è presto per parlare di punti programmatici specifici, ma il progetto presentato avrà l'obiettivo di proiettare la Piancastagnaio del futuro, accompagnato da un gruppo di persone competenti con uno spirito sempre costruttivo. Io voglio parlare con il noi lista, noi gruppo, noi Oltre il Ponte, ma noi cittadini pianesi. L'io negli ultimi tempi l'abbiamo sentito anche troppo e io voglio che si ritorni a parlare di noi. Noi stiamo preparando un programma serio, puntuale, preciso. Cerchiamo di mettere in programma soltanto quello che pensiamo di poter riuscire a mantenere. Come gruppo che si sta dando da fare, è un gruppo dove ci sono gente di esperienza, quindi con un'età un pochino più avanzata, e tanti giovani che stanno dando un contributo fantastico. Io voglio che la gente si renda conto che noi facciamo una lista per governare, perché per vincere una cosa, per governare un'altra, perché la difficoltà è quando poi vai effettivamente a governare. E quando vai a governare bisogna contare su persone che sappiano fare quello che sono chiesti a fare. Spostiamoci in Val d'Elsa. È stata inaugurata la strada tangenziale di San Gimignano, un'infrastruttura che permette così di alleggerire il traffico, soprattutto quello pesante, intorno alle mura del centro storico patrimonio dell'UNESCO. Un'opera importantissima che la comunità sangimignanese e valdelsana aspettava da tanto tempo, di cui siamo molto grati alla provincia di Siena, alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Regione Toscana che ha contribuito nella parte finale a completare l'opera, che se no rischiava di non essere completata. È un'arteria che mette in sicurezza il centro abitato di San Gimignano, patrimonio dell'umanità, il sito UNESCO, trasferisce tutto il traffico di scorrimento a valle, non lungo le mura medievali, patrimonio dell'umanità, garantisce maggiore sicurezza all'abitato centro storico, frequentato da residenti e tantissimi ospiti da tutto il mondo, ha dei vantaggi ambientali, ma soprattutto consentirà di sviluppare nuove progettualità per l'organizzazione della viabilità, della sosta e degli accessi al sito UNESCO di San Gimignano. C'è stato negli anni un grande lavoro di squadra da parte di tutte le istituzioni, della provincia, del comune, il sostegno della regione, di tutti gli attori che hanno dato un contributo a questo intervento, insomma, penso al lavoro dei tecnici, dei professionisti, alle maestranze, insomma, no? E alla fine, insomma, c'è voluto tanto tempo, si sono però superate le difficoltà, le tante difficoltà che abbiamo trovato durante il cammino di questa opera, e alla fine ora consegniamo, diciamo, a San Gimignano, alla provincia di Siena, alla Toscana, un'opera, ripeto, che ha un valore importante per la comunità. Presente all'inaugurazione della nuova strada di San Gimignano anche il presidente della regione, Eugenio Gianni.
Ecco Presidente, una domanda sulla scorta delle sue parole. Questa infrastruttura è un segno del buon governo della provincia, un segno del buon governo del comune di San Gimignano dunque? Ma io faccio il parallelo in questo territorio con quello che Ambrogio Lorenzetti all'inizio del 300, sostanzialmente 7 secoli fa, disegnava, è un affresco famoso nel mondo, l'allegoria del buon governo, il rapporto fra la splendida città di Siena e il suo contado, un'armonia che significa appunto scelte di buon senso, di grande impegno, che allora illustravano Siena, oggi illustrano l'operare di sindaci come Andrea Marrucci o come il presidente della provincia David Bussagli, non solo per quello che fa per la provincia, ma anche per l'ottimo lavoro che fa Poggi Bonzi. Mentre per il presidente della provincia David Bussagli la tangenziale di San Gimignano è l'opera più importante dell'amministrazione provinciale degli ultimi anni. Sì, un'opera strategica per la comunità di San Gimignano, per la Valdelsa, per tutta la provincia di Siena, un'opera che ha avuto una lunga gestazione, serie di difficoltà, ha attraversato quasi 2 decenni di lavori da parte della struttura tecnica dell'amministrazione comunale. È un'opera anche complessa, lo si intuisce bene nella sua percorrenza, 2 gallerie, tante parti dove è stato necessario scavare. Siamo in un contesto delicatissimo e bellissimo e quindi questo giustifica un'attenzione particolare in termini di soluzioni paesaggistiche. È un'opera che permetterà, insomma, di spostare il traffico di attraversamento e non solo dalla vecchia tracciata della 1, della SP1 che corre lungo le mura, a ridosso delle mura storiche di San Gimignano, e quindi restituire anche quello spazio a una nuova progettualità. È davvero un'opera importante per San Gimignano, per tutta la provincia, l'opera più significativa di questi anni dell'amministrazione provinciale, portata a termine anche in un contesto molto difficile di scarsità di risorse e anche di sottodimensionamento delle amministrazioni provinciali e della nostra. Lo riguardavamo in questi giorni, quando quest'opera, la progettazione è stata avviata, l'amministrazione aveva 450 dipendenti, ora non siamo neanche 170, le strade sono le stesse, e portare a termine un'opera di queste dimensioni con questo quadro anche di risorse e di disponibilità di personale è davvero un'opera significativa, importante. Va dato merito alla struttura tecnica, ai dirigenti che si sono avvicendati, ai direttori dei lavori, ai responsabili della progettazione e poi dell'esecuzione dell'opera, di aver portato a termine davvero un lavoro importantissimo. Spostiamoci adesso a Chianciano Terme, perché in vista delle amministrative la candidata Grazia Torelli svela i nomi della sua lista. Grazia Torelli, il 10 giugno a urne chiuse, in caso di vittoria come costruirà la giunta? Ma la giunta non è tutta qui. Ci sono, lo statuto del comune prevede la possibilità di massimo due persone che possono essere nominate, e sicuramente sarà utilizzato anche questa possibilità, e poi vedremo un po' anche i risultati. Quindi 2 assessori esterni sono già previsti? No, uno, per ora uno, però vediamo anche i risultati, perché insomma la lista è numerosa, ovviamente 12 persone, vediamo anche un po' i risultati, però insomma io la giunta, quando io ho detto che la giunta l'ho fatta perché noi abbiamo già individuato tutte le deleghe intese come raggruppamenti, cioè manca il nome, però fare la giunta vuol dire aver individuato le tematiche indispensabili e anche l'accorpamenti per ovvie ragioni di similitudine, di interazione degli argomenti. Certo, 4 assessori rispetto a tutte le deleghe sono tanti, ma io darò una rappresentatività anche a tutti i consiglieri comunali. Un'ultima domanda. Che previsioni fa per l'8-9 giugno, visto che il centrodestra si è spaccato e una lista di sinistra ha rinunciato a correre? È tutto a suo favore o no?
Ma diciamo che quando ci si mette in gioco per vincere, e questo ci contraddistingue e mi contraddistingue, perché peraltro sono anche una persona testarda e ambiziosa. Però non faccio nessun pronostico, perché non mi aspetto niente di diverso da quello che è la democrazia del paese, e ognuno sceglierà anche, penso, rispetto ai programmi che ancora non si conoscono, non solo il mio ma anche degli altri, quindi penso che ancora la partita sia tanto da giocare. Sicuramente nel mio ci sarà concretezza e non sogni. Adesso lo sport e il calcio. In 180 ieri sera al Club dei Fedelissimi per la cena insieme alla squadra, una serata di festa che mancava da 9 anni. Filippo Migliattini. A 9 anni di distanza il Siena Calcio torna a festeggiare la vittoria del campionato e non poteva mancare la cena al Club dei Fedelissimi. Una bella serata con la squadra e lo staff al completo, resa speciale dalla presenza dei tanti tifosi che hanno voluto condividere questo momento con i bianconeri. È sicuramente un bel appuntamento, soprattutto perché questa squadra veramente si merita il nostro ringraziamento. E la serata di questa sera è in questa ottica, cioè rendere omaggio alla squadra che così si è calata nella categoria, alla società che comunque ha rispettato quelli che erano gli impegni presi in precampionato di fronte al sindaco e anche di fronte ai tifosi. Quindi tutte cose importanti, quindi ad ora le cose stanno andando tutto per il meglio. Speriamo che si prosegua con il prossimo campionato, che comunque deve essere un altro campionato da vincere. Adesso c'è da festeggiare, perché questo successo non è insignificante, è un successo molto importante, perché è un successo della ripartenza. È come se Siena fosse ripartito un'altra volta, come fece nel 21-22, che guarda caso subito alla prima esperienza vinse il campionato, e da lì è cominciata la storia. Diciamo che noi non dobbiamo riniziare la storia, dobbiamo riallacciarsi alla storia, però partiamo col piede giusto. Soddisfatti della serata anche i protagonisti del campo, come Giovanni Ricciardo, autore del gol simbolo di questa stagione del Siena, quello all'ultimo minuto con il Signa. Questo è un bel riconoscimento per la nostra impresa, comunque, che è stata una grande emozione. Stasera siamo felici di essere qua, c'è tanta gente, è giusto che anche loro si divertano dopo un anno di sacrifici. In questa stagione alcuni giovani del territorio hanno avuto l'occasione di cimentarsi con il calcio dei grandi, e c'è anche chi ha ricoperto un ruolo da assoluto protagonista, come Alfred Agbe. Il giovane classe 2004, durante la cena dei fedelissimi, è stato sorpreso a firmare i suoi primi autografi a dei giovanissimi tifosi bianconeri. È una bella emozione, però so che dovrò cambiare firma perché il nome è troppo lungo, però sono delle soddisfazioni, quindi ancora non ero pronto a firmare gli autografi. Adesso il basket. Questa sera la Stosa Virtus e la Vismedea Riccostone scendono in campo per il turno infrasettimanale. Domani invece sarà la volta delle Note di Siena Menzana. I dettagli nel servizio di Filippo Meattini. Turno infrasettimanale spartiacque per le senesi del basket. Questa sera alle 21 la Stosa Virtus e la Vismedea Riccostone saranno in campo rispettivamente contro Pavia e Aiana. C'è molto interesse verso i rossoblù, che arrivano a questa trasferta nel bel mezzo della settimana subito dopo aver salutato il coach Maurizio Lasi. Alla fine della seconda fase di campionato mancano solo 4 partite e in questo momento Pavia è un'avversaria diretta della Stosa alla corsa playoff, e quindi un altro passo falso potrebbe essere fatale. Arriva invece con il vento in poppa la Vismedea, già sicura di essere ai playoff della Serie C unica. Per i gialloverdi è però fondamentale la vittoria, che rappresenterebbe un'importante ipoteca sul primo posto in classifica in questa seconda fase. Domani, 28 marzo, sarà il turno della Note di Siena Menzana, chiamata a rialzarsi sul campo di Prato dopo il KO contro San Vincenzo. Partita difficile per tanti motivi, perché campo di Prato è un campo difficile, la squadra ha un organico importante che si giocherà per loro è importantissimo vincere per riagganciare il quarto quinto posto. E noi veniamo da una sconfitta, ci teniamo a fare una bella partita, per noi è fondamentale andare a vincere sul campo di Prato. Abbiamo la fortuna che male che vada arriviamo terzi, questa per noi è una grande fortuna, e quindi non che fa secondo e terzi non ci sia differenza, ma dobbiamo stare sereni e lavorare appunto su,
su giocare più di squadra, difendere bene, limitare gli errori e tutto quanto. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire ci sono le previsioni del tempo. Poi alle 21 torna il format di Massimo Bigliorzi, Gocce di Memoria, mentre alle 21.30 torna Daniele Magrini con Viaggio nella bellezza, Pinacoteca Armonie per la Casa dell'Arte Senese. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.